Per una notte, seconda nella classifica di Superlega, dopo la vittoria sofferta al tie break su Perugia, esulta Trento, inizia bene il 2022, osannato il capitano Mattei Kazinski. È tornato l'imperatore, intonano i tuoi tifosi, è una grande vittoria. Non è tanto il punto della classifica, è il punto che abbiamo fatto un bel gioco contro una squadra molto forte, anche un po' in difficoltà, ma in questo momento le difficoltà credo che ce l'hanno tutte le squadre, quindi non può essere questa una scusa. Io sono contento del risultato, potevamo fare anche una vittoria da 3 punti, ma comunque contro una squadra come Perugia bisogna accontentarsi, non accontentarsi, ma essere felici anche dei 2 punti. Sali e scendi con Perugia che insomma ci ha provato in tutti i modi, doveva essere la grande serata di Giannelli, invece Giannelli non c'è stato e voi ne avete approfittato. Credo che tanta gente qua lo aspettava a vederlo dopo un po' di tempo, ma comunque io spero che lui recupera velocemente e che ci vediamo prossimamente. Una squadra giovani e un senatore come Mattei Kazinski, non parliamo di obiettivi, però insomma una squadra che ha una bella prospettiva. Allora, noi cerchiamo di tenere questo tipo di gioco, di stare sempre in gara, sempre di tenere duro, soprattutto con le squadre più forti. Noi cerchiamo di stare con i più grandi e di giocarsela e di fare il nostro meglio. Cosa vuole Mattei Kazinski da questo 2022? Beh, voglio un anno felice, sereno per tutti, meno Covid, più libertà e vittorie e belle partite come questa.